La motonave oceanografica Astrea, chiamata a mappare la secca di Amendolara, l'isolotto sommerso che la leggenda associa all'omerica isola Ogigia, dove transitò Ulisse. Il progetto è stato presentato nelle ultime ore presso la Capitaneria di Porto di Corigliano Rossano. Allora, noi l'anno scorso abbiamo investito come stazione zoologica Anton Dorn, che è la più prestigiosa istituzione scientifica del mare del mondo, fondata nel 1872, 10 milioni di euro per aprire una sede calabrese ad Amendolara. La sede è dotata dei migliori laboratori in tutti i settori del mare, dalla biologia molecolare all'individuazione di nanoplastiche nella rete trofica, negli alimenti, nei pesci, eccetera. Abbiamo iniziato questo percorso di individuazione e di mappatura della secca di Amendolara perché ad oggi non esiste uno strumento gestionale, dato che il comune di Amendolara ha l'incarico di essere ente gestore. Non poteva iniziare a gestire la secca senza avere la fotografia dell'esistente. Quindi noi con questa imbarcazione in un paio di settimane mapperemo in dettaglio con uno strumento che si chiama Multibim tutto il fondo del mare, individuando tutte le popolazioni, tutti gli organismi che vivono. Faremo una serie di campionamenti sia della qualità della colonna d'acqua che del fondo, del benthos, in modo da poter poi dare al comune di Amendolara lo strumento per la gestione. Piano di gestione che deve interessare la pesca, la balneazione, il traffico marittimo, il turismo balneare, perché non si può gestire se non si conosce benissimo. La sede operativa è Amendolara. La secca di Amendolara è un sito importantissimo, è uno dei pochissimi siti di riproduzione dell'intero mare Ionio, perché è un mare completamente ricoperto di fango e la secca era l'antica nurseria. Gli stessi Borboni, già ci sono cenni storici importanti e certi che la individuavano come una nurseria per lo stesso mare piccolo di Taranto. Noi siamo felici di poter accogliere, di aver accolto la stazione zoologica, abbiamo fatto degli sforzi importanti come comune, abbiamo investito delle risorse importanti, certi come siamo che il ritorno sarà importante. L'infrastruttura cultura è importantissima. Gli obiettivi della Regione Calabria. Sì, oggi siamo qui per la secca di Amendolara perché questa nave oceanografica insieme all'Istituto Anton Dorn si occuperà del monitoraggio della mappatura della secca di Amendolara, ma nel contempo come Regione Calabria abbiamo avviato una programmazione in questo settore, vale a dire attraverso una gara mettendo a bando una somma anche irrisoria, 200.000 euro, avremo di qui a qualche mese la carta vocazionale dei mari calabresi. Perché? Perché l'approccio scientifico è fondamentale per capire le biodiversità, per capire quali sono le aree marittime più pescose, per capire poi quale potrebbe essere la possibilità di utilizzazione e di sfruttamento del nostro mare in una regione che ha 800 km di costa e che comunque non è considerata una regione che abbia tra le sue vocazioni la pesca. Importante cogliere l'aspetto vocazionale dei nostri mari, riferisce l'assessore alle attività produttive del comune di Corigliano Rossano, Claudio Malavolta. Importante anche il ruolo della Capitaneria di Porto. La Guardia Costiera collaborerà per implementare quindi i rapporti che ci sono con questi istituti affinché il nostro mare sia sempre meno inquinato e per tutelare sempre più questo mare.